Allora, buonasera, questa sera presentiamo il romanzo, il libro Il buio dell'aria di Raffaele Signorella, che è qui accanto a me. Raffaele è un giovane ragazzo, un giovane uomo dei nostri tempi, un ragazzo, cioè 25-24 anni, giovanissimo, anche se non fosse giovanissimo, vabbè, andiamo avanti, che ha deciso di raccontare la propria esperienza, di come è riuscito a superare una difficile fase della sua vita contrassegnata da uno stato di depressione, tra l'altro molto comune oggi tra tutte le età. Diciamo che questo libro io non lo definirei un romanzo, vorrei dirlo, perché altrimenti si pensa comunque a una finzione letteraria, comunque a un esercizio di stile. Il romanzo può essere tante cose. Ci tengo a dirlo perché il mio intento era proprio quello di dare una testimonianza di vita vera, no? Quindi non omettendo anche particolari, magari quelli più scabrosi, no? Raccontare tutto, insomma, come avviene a trovare improvvisamente un qualcosa che sembra che nessuno intorno a te capisca, no? Io parto ad esempio dal primo episodio, proprio frequentavo l'ultimo anno di liceo, e mi ricordo una cosa che mi è rimasta un po' impressa, che tutte le persone che allora erano insomma insieme, ma non solo i ragazzi, anche i grandi, il mondo in generale, insomma, quindi quelli che in un certo senso dovrebbero essere di sostegno, di aiuto e giù, non sapevano di cosa stessimo parlando, no? Quindi mi facevano magari domande che non c'entravano niente, dicevano cose che non assurde se ci ripenso. La depressione è una bastarda figlia di puttana che a poco, senza che tu riesca in alcun modo a contrastarla, ti succhia via l'anima e la voglia di vivere fino all'ultima goccia. Ecco, è quasi una, sembra quasi un essere, non dico vivente, ma sembra, cioè, proprio bambino. Vero? Bambino. Un bambino, ma che è al di fuori di te, cioè non è una tua, non è che è dentro, è come se tu la vedessi, diciamo, configurata, no? Come se fosse l'essenza. Sì, perché comunque specifichiamo comunque che è dentro di noi, è inutile. Endogena. Sì, è inutile insomma volerci illudere che insomma arriva, quasi casca dal cielo, cioè ci riguarda personalmente, riguarda comunque le nostre vite, le scelte che abbiamo fatto, il percorso che abbiamo intrapreso magari. Quindi insomma è un nemico da sconfiggere sicuramente, ma soprattutto la prima cosa da affrontare, perché un altro errore che spesso si fa è quello di evitare, cioè si tende spesso, ma anche chissà, ma il paziente stesso, no? Magari a non ammettere il problema che esiste, non ammettere che esiste un problema, non volerlo analizzare insieme magari al terapeuta, non volerne prendere coscienza, non avere poi, questo è difficile ovviamente, ma secondo me fa, avere la forza anche di cambiare quello che non va, perché poi cos'è poi questo nemico, no? Spesso è l'indicatore che qualcosa alla fine noi abbiamo il potere, se vogliamo e se troviamo anche magari delle persone che camminano insieme a noi, di poter, non dico cambiare totalmente le cose, ma sicuramente di migliorarle. Per cui secondo me l'atteggiamento magari un po' così buonista, fiducioso a tutti i costi, non lo trovo, almeno a mio parere, giusto, no?